Allora, buon pomeriggio a tutti. Intanto vorrei ringraziare Umberto e i collaboratori di Terastat per avermi invitato a questo bellissimo evento su appunto l'utilizzo di Terastat e per avermi dato la possibilità di presentarvi un'analisi di dati genomici umani appunto condotta su Terastat. Mi chiamo Luca Corda e sono un dottorando di genetica e bioinformatica nel laboratorio di evoluzione del genoma della professoressa Simona Giunta nel Dipartimento di Biologia e Biotecnologia Charles Darwin. Vi introdurrò un po' di cosa si occupa il lab. Noi ci occupiamo principalmente dello studio di sequenze ripetute del genoma umano, in particolare sul centromero. Il centromero è una regione molto particolare che è presente in tutti i cromosomi e che è indispensabile per la corretta segregazione del materiale genetico durante le divisioni cellulari. Per cui abbiamo appunto che quando una cellula si divide abbiamo bisogno che questa regione rimanga integra in modo tale che la divisione cellulare avvenga correttamente. È una regione molto particolare perché è costituita da sequenze ripetute, sequenze che in particolare in questo caso sono ripetute principalmente in tandem. Quindi abbiamo sequenze con alta omologia fra loro, o somiglianza, se così vogliamo dire, che vengono ripetute in tandem e quindi questo ha sempre creato molta difficoltà nel capire come è composta questa regione e da quali sequenze appunto è composta. Grazie a un consorzio americano quest'anno è stata pubblicata la prima reference che ha risolto diversi gap che erano presenti in questa regione e quindi adesso ci è possibile analizzare in maniera più precisa quello che avviene a livello del centromero e questo è proprio quello di cui si occupa il lab, quindi di analizzare la mutagenesi che avviene al centromero, i possibili sistemi di riparo che intervengono e appunto caratterizzare questa regione nelle diverse linee cellulari e in condizioni fisiologiche e patologiche. Ovviamente a livello di questa regione abbiamo una proteina in particolare che è chiamata Centromere Protein A o SEMPA, che è la proteina chiave appunto che stabilisce appunto qual è la regione centromerica, è una proteina chiave che appunto lega questa regione. Quindi, come potete immaginare, dati di natura biologica ne esistono diversi tipi a seconda dell'esperimento che noi conduciamo, quindi possiamo avere dati di natura genomica, trascrittomica, quindi analisi sul DNA, prettamente sul DNA o sull'RNA, quindi sulla trascrittomica. In questo caso invece noi andremo ad analizzare dati di epigenomica, che sono molto importanti perché ci permettono di individuare regioni particolari del genoma che sono occupate dalle proteine su cui vogliamo indagare. In questo caso noi condurremo un'analisi su un esperimento che si chiama di immunoprecipitazione della cromatina e sequenziamento della proteina centromerica A, quindi di SEMPA. Questo esperimento prevede sostanzialmente l'utilizzo di un anticorpo che lega la proteina. E in questo modo noi immunoprecipitando la proteina che è a sua volta cross-linkata, quindi legata alle sequenze, ci permette poi di andare a mapparle su un genoma di riferimento, quindi capire queste sequenze in quale regione appartengono e anche capire quindi i siti di legame di questa proteina, che noi ovviamente ci aspettiamo, è noto che questa sia una proteina prettamente centromerica e quindi adesso andremo a vedere se attraverso l'utilizzo di Sterastat e della pipeline che vi mostrerò, siamo in grado di vedere la presenza di questa proteina a livello proprio centromerico. Dunque, questa è la pipeline che vi ho fornito anche attraverso la documentazione che sta su Terastat. Come potete vedere, i passaggi non sono tanti, sono circa 5. Ovviamente ogni step utilizza, diciamo, l'output che è stato prodotto dallo step precedente, quindi qua vi ho diciamo, mostrato vi mostro in blu gli step che faremo che andranno eseguiti in maniera consecutiva, mentre la restante parte della pipeline è tutta svolta in parallelo, perché comunque andremo a lavorare su più dati. I tool che andremo ad utilizzare sono questi, ve li ho riportati anche qui e sono tutti dei moduli che sono installati su Terastat, quindi qualora servisse un tool in particolare è possibile installarlo o farcelo installare e quindi poi utilizzarlo e introdurlo nella nostra pipeline.
Quindi SRA ci mette in contatto con il CBI e quindi ci permette in questa sezione qui di scaricare i dati su cui vogliamo indagare. FastQC è un tool che permette di fare un controllo della qualità dei dati che andremo ad analizzare. BWA è un software che allinea sequenze ad un genoma di riferimento. Quindi in questo caso le nostre sequenze stanno tutte dentro un FastQ, che è un formato di file che appunto contiene sequenze genomiche, mentre la referenza, che forse mi sono dimenticato di dire, ma è la referenza che appunto useremo, quella che comprende anche le sequenze centromeriche, perché appunto vogliamo indagare su di esse. E infine utilizzeremo quindi BWA per allineare, ma ce ne sono diversi di tool che utilizzano algoritmi differenti, mentre SameTools ci permette di fare delle operazioni sui file di mappaggio, quindi sui file che chiameremo BAM, che si chiamano BAM o SAM, e infine DeepTools per estrarre informazioni che noi appunto desideriamo ottenere. Allora, la pipeline ho scritto qui che impiegherà 5 ore, ma intendo 5 ore una volta che abbiamo gli input. Nella working directory, quindi nella cartella in cui vogliamo lavorare. Quindi dallo step 2 in poi, la pipeline, una volta che avete tutti gli input, impiegherà 5 ore per analizzarli tutti. Ovviamente dipende anche dalla grandezza dell'input, del file che vogliamo analizzare, dei file che vogliamo analizzare. Mentre la prima parte, diciamo, quella in cui vogliamo ottenere i dati da analizzare, è la più lunga, nel senso che ovviamente, come potete vedere, stiamo andando a scaricare circa 170 giga di dati di input. Quindi, ovviamente, voi potete replicare questa pipeline su dati più piccoli o su dati che avete prodotto voi in laboratorio, però in questo caso io ho voluto utilizzare la referenza pubblicata dal consorzio che ha generato questa nuova reference e anche il loro esperimento di immunoprecipitazione appunto di SEMPEI, di questa proteina centromerica con conseguente sequenziamento. Quindi avremo due replicate, avremo un input e un SEMPEI immunoprecipitato e un secondo input e un secondo esperimento di immunoprecipitazione. Vi ho lasciato nella documentazione gli script e anche come svolgere il download della reference. Lo si fa utilizzando wget e successivamente copiando il link del file. Quindi questo è il repository, vi ho lasciato lì il link. Dovrete semplicemente prendere il link dell'ultima reference, possibilmente, e invece per i dati di input per il FastQ, SRA ci permette di collegarci appunto al CBI, dal quale noi dovremo prendere solamente l'ID SRA, che in questo caso sta qua, e successivamente lanciare lo script di download per ottenere i file di partenza. Quindi così un FastQ è perché farne il quality report è molto importante perché appunto vogliamo sapere la qualità dei nostri dati di partenza. Un FastQ è composto da blocchi di 4 righe in cui abbiamo l'ID della read, la sequenza che è stata prodotta, la terza riga solitamente presenta dei caratteri o informazioni riguardanti la read, e infine la quarta, che è molto importante, stabilisce la qualità della read. Quindi, appunto, lanciando questo step in parallelo, lo script di quality control di questi file in parallelo su tutti i FastQ che noi scaricheremo, otterremo un report. Il report presenta informazioni riguardanti le read che vogliamo analizzare, quindi questo è un caso ottimale per cui abbiamo tutte le spunte verdi, ma può capitare di avere appunto delle sequenze da filtrare o comunque aumentare la qualità del file. E qua vi ho lasciato alcuni nomi di alcuni tool utili per fare questo step di pre-processing o di pre-alignment. Infatti, poi cosa faremo? Quindi noi adesso abbiamo i FastQ che presentano le sequenze che erano legate da questa proteina e le sequenze di input, e avremo la reference, quindi il genoma di riferimento su cui vogliamo mappare queste sequenze e capire in quale regione si localizzano. Quindi, una volta che mappiamo, otteniamo attraverso questo tool BWA, e utilizzeremo il comando BWA-MEM, otterremo un BAM che ho chiamato RAW-BAM perché inizialmente è solo il risultato di un mappaggio, ma presenta anche alcuni mappaggi che possono essere avvenuti in modo non corretto. Quindi è utile filtrare. Qua c'è il link per appunto i flag, che sono appunto informazioni che vengono attribuite al mappaggio. Quindi io in questo caso vi farò vedere nel secondo step un filtraggio
di queste read, quindi delle read che non hanno mappato, degli allineamenti secondari e di allineamenti supplementari che non ci interessa mantenere nel file, e inoltre rimuovendole si riduce anche la grandezza del file. Un ulteriore step che possiamo effettuare è quello di ordinare il file, quindi di ordinarlo in base al nome del cromosoma. Quindi sostanzialmente otterremo un file BAM che inizierà dal cromosoma 1 e terminerà col cromosoma 22, poi sessuali eventualmente. E infine indicizzeremo. Per indicizzare significa che noi è un modo per riuscire ad estrapolare informazioni più velocemente dal file, perché mette appunto degli indici sui mappaggi che sono avvenuti, e quindi quando noi poi vogliamo visualizzare i file, c'è più, diciamo, riusciamo a ricavare informazioni più velocemente. Se io voglio vedere il cromosoma 5, mi è più facile accederci se ho indicizzato il file. Ok, quindi vi hanno già introdotto il server e vi hanno anche già spiegato come mandare gli script, ed è quello che vedremo noi anche in questa sessione, quindi la struttura degli script della pipeline per analizzare dati di chipset e come mandarli su Terastat. Quindi se ci spostiamo sul server, ok, si dovrebbe continuare a vedere. Io sono entrato nel server con SSH. E ho messo la password e sono andato nella cartella di riferimento dove ho i miei dati. Per semplificare Forse solo se riesce ad aumentare la taglia del fondo, dovrebbe essere poco leggibile. Così. Non funziona il controllo più, Ok. Così è già meglio. Ok, quindi per semplificare, diciamo, allora ovviamente questa pipeline produrrà molti output, avremo diversi file e io qua vi ho lasciato solamente quindi gli input e gli output di ogni step, però ve li farò vedere, ho creato delle cartelle ad hoc per ogni step della pipeline. Quindi questo è sostanzialmente tutto ciò che voi otterrete alla fine, togliendo i file di error e i file di log. Era giusto per far risultare la cartella, diciamo, più ordinata. Quindi, per esempio, nel campione che aveva come ID 81, che terminava con 81, di cui io ho il fastq, alla fine io otterrò il BAM row di cui vi ho parlato. Successivamente otterrò questo stesso BAM filtrato, ordinato, e sempre ovviamente in formato BAM, e dello stesso. Poi avrò il file di indicizzazione che mi facilita la visualizzazione del file nei vari tool e poi i file bigwig che sono dei file di coverage, quindi che ci fanno poi vedere appunto dove era localizzata la nostra proteina. Per cui andando, quindi come scaricare i dati, vi ho lasciato ovviamente la documentazione sul server, scusate, Sito. sul sito. Si utilizza SRA Toolkit con un semplice comando lasciando i parametri di default e inserendo all'interno di un file di testo gli ID che vi ho detto appunto da dove potete recuperarli, scaricherà i fastq relativi a quel campione, a quel campione che vogliamo analizzare, quindi i due input e i due immunoprecipitati. Per scaricare la reference invece usiamo wget e incolliamo il link. Quindi per chi di voi avesse già scaricato i file, si troverà nella cartella di riferimento gli SH, il file di testo e il fastq e la reference che verrà scaricata in questo formato FASTA. Quindi il primo step della pipeline era fare un quality control dei nostri dati, no? Quindi io in questa cartella vi ho messo tutti i fa cioè vi, fa vi faccio vedere che ho tutti i fastq. Che verranno su cui appunto verrà fatta il controllo qualità e lo script per eseguire appunto questo step che andremo a vedere. Allora, quindi carichiamo il modulo del tool che in questo caso è FastQC, che ci permette appunto di fare il quality report, e per ogni FastQ noi otterremo un HTML che potremo semplicemente aprire e ci verrà mostrata quella immagine che vi ho fatto vedere prima nel PowerPoint con tutte le informazioni riguardo alle read presenti nel file. E per lanciare questo script, noi abbiamo quindi all'interno della cartella solo file fastq e sono quelli che noi vogliamo analizzare, no? Quindi se io per esempio faccio ls asterisco fastq mi fa vedere tutti i fastq. Quindi io posso passare come input a questo script in questo modo.
tutti i miei fast queue e far sì che questo script li elabori in parallelo. Quindi io otterrò nello stesso momento gli output per i file che appunto stanno per gli script che appunto stanno correndo. Io in questo momento non manderò lo script per il semplice fatto che impiegano troppo tempo per correre. Vi ho detto che appunto impiegherà 5 ore la pipeline, quindi per chi di voi inizierà può lanciare questo script e in 5 ore avrà tutti i risultati. Quindi con questo facciamo il quality control dei nostri dati. Ed eventualmente, se li avete scaricati e hanno una qualità bassa, vi ho lasciato i tool per poter fare degli step di pulizia del file. Ora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo indicizzare la reference, ma questo è un passaggio molto, molto veloce perché abbiamo una reference, quindi all'interno dello script, scusate, ok, quindi all'interno dello script SH, BWA index, avrò che utilizzerò BWA index con un algoritmo che fa l'indicizzazione su genomi molto grandi, come appunto quello umano, e questo sarà il nome del prefisso dei file di indicizzazione che poi utilizzeremo nello step di allineamento. Quindi in questo caso basterà, visto che l'input è già stato stabilito all'interno dello script, basterà fare sbatch, scusate, sbatch il file SH. Ok, quindi abbiamo i nostri fast queue, abbiamo fatto il quality control, abbiamo la reference indicizzata. Quindi adesso mi sposterò io in questo caso nella cartella dove ho. Ok, quindi in questa cartella, questa è la cartella per lo step di allineamento. Ok, questi sono i risultati dell'indicizzazione della reference, quindi io avrò che da questo file, quando lo indicizzo, otterrò i file con il prefisso che ho inserito all'interno dello script che utilizzerò per l'allineamento e i fast queue su cui appunto che utilizzerò appunto come input. Lo script per allineare in questo caso utilizza BWA ma anche SEMTools, perché in questo caso l'output di default di BWMM è un file sum, però i file sum non sono dei single alignment map che pesano molto e che è sempre dai quali si estrapolano poche informazioni, quindi è sempre meglio convertirli in BAM. E quindi io sto utilizzando questa riga di comando per fare il mappaggio e generare il sum, che a sua volta tramite SEMTools verrà convertito in BAM, che è il Binary Alignment Map corrispettivo del SAM, quindi semplicemente un file compresso e che fungerà da input per gli step successivi. Anche in questo caso noi abbiamo la lista di ID dei fast queue all'interno del file TXT, quindi possiamo. Possiamo lanciare questo script in parallelo in questo modo, cioè gli diciamo di leggere e di prendere come input tutti gli ID che ci sono all'interno di questo file. Sì, lo script si chiama alignment. Ok, quindi in questo modo, quando io lancerò questo script, mi partiranno in parallelo tutti gli allineamenti. In questo caso sono 4 perché abbiamo 4 campioni, 2 di input e 2 di chipsec, contro il genoma di riferimento. E questo step in realtà non richiede molto, cioè richiede, in base all'input che noi passiamo, richiede un determinato tempo. In questo caso, facendo così, possiamo vedere la grandezza degli input. Il più grande impiega circa 2 ore, quello da 24 giga impiega circa 2 ore, mentre quello da 18 circa un'ora e anche meno, ma anche meno di un'ora. Ok, quindi ci rimane da filtrare e ordinare questi file BAM per far sì che occupino meno spazio su disco e che siano più affidabili. Quindi andremo a rimuovere quelle read che vi ho detto prima, quelle che non hanno mappato, le supplementari e le secondarie, che non ci servono per la nostra analisi. Quindi io mi sposto nella cartella dove ho i dati, ma voi lavorerete in un'unica directory o come meglio preferite. Quindi questo che cos'è? Questo BAM è l'output dello step precedente dove ho allineato e ho fatto la conversione da SAM a BAM e ho ottenuto un BAM per ognuna delle 4 condizioni che avevo, quindi 2 di input e 2 di chipsec.
All'interno dello script di filter e di sort andrò a, sempre utilizzando Sentools, a rimuovere le read che non hanno mappato, le read supplementari e secondarie. Questo lo si fa attraverso appunto il comando -F e questi sono quei flag di cui vi parlavo prima, che sono informazioni che riguardano una determinata read che ha mappato. Ok? Quindi in questo caso io sto passando 0 per 904 perché ho deciso di togliere le read che non hanno mappato, gli allineamenti secondari e gli allineamenti supplementari. Quindi a sua volta, successivamente andrò poi a sortare, quindi ad ordinare il mio file, in modo tale da ridurlo ancora di più in quanto spazio sul disco che andrà ad occupare. Per cui cosa farò? Lo ordinerò in base al nome. Si possono ordinare in differenti modi, si può anche decidere di ordinarli in base al nome della read, ma in questo caso, lasciando il comando di default, ordineremo per numero di cromosoma. Quindi ci sarà il cromosoma 1, 2, 3 e tutti gli altri. Successivamente l'output come si chiamerà? Come gli input che avevamo prima, semplicemente verrà aggiunto dopo il BAM, andrà aggiunto il filter. Si aggiungerà al nome del file di output filter.sort.bam per comunque appunto avere un'idea di cosa di che file abbiamo. Avremo un file filtrato e ordinato. L'indicizzazione, come vi dicevo, è utile perché poi se vogliamo visualizzare i file all'interno di un tool che ci permette di visualizzare dati genomici, abbiamo bisogno di indicizzarli, quindi questo è lo step di indicizzazione. Cosa farà? Genererà per ogni input che verrà passato un file con lo stesso nome ma con estensione .by, perché è l'estensione dei file indicizzati. Ok, quindi in questo caso rilanciamo lo scanno. In questo caso i nostri file si terminano col nome BAM, con l'estensione BAM e possiamo lanciare il nostro script filter.sort su di essi in questa maniera. E un'altra volta avremo quattro job in parallelo su cui appunto sta avvenendo il filtraggio, il sortaggio, cioè, quindi riordiniamo il file e l'indicizzazione. Ok. Quattro job in parallelo, ma ognuno usa 128 core, Ognuno usa quindi stiamo usando 128 500 core in parallelo. core. E questo step ci mette veramente poco, in realtà ci mette circa una mezz'ora e otterrete appunto il file con un peso minore di quello precedente che avevate e in più affidabile perché avete rimosso il read che non ci interessavano. Ultimo step è quello di coverage track, quindi di capire le read, le sequenze che noi abbiamo prodotto, in quale regione appartengono del genoma umano, in quale regione appartengono. Quindi all'interno della cartella coverage io ho l'output dello step precedente, quindi avrò il file che prima era solo BAM, adesso ce l'ho filtrato, ordinato, sempre con estensione BAM, che fungerà da input per lo step di coverage. Quindi andiamo a vedere lo script di coverage. Andrà a utilizzare Python e DeepTools, che sono diversi tool che ci permettono di estrapolare informazioni di diverso tipo dai file BAM o anche da altri tipi di formati. In questo caso utilizzeremo BAM coverage, indicandogli che come input abbiamo un file BAM e che come output vogliamo un file BigWig con lo stesso nome del file BAM, ma con estensione BigWig. Questa è la grandezza del genoma sul quale abbiamo mappato, quindi 3 miliardi di nucleotidi, genoma ploide. La normalizzazione che stiamo utilizzando, che è RIZ per Genomic Content, ma ci sono tantissime normalizzazioni che possiamo utilizzare come CPM, RPKM ed FPKM. E infine gli diciamo la bean size, quindi dove andare a calcolarci la coverage in una finestra di 10 nucleotidi. Quindi andremo ad estrapolare dei picchi molto precisi che andremo a visualizzare attraverso un particolare tool. Quindi la pipeline sostanzialmente è finita, perché i 5 step li abbiamo effettuati tutti. Ho preparato anche una cartella in cui ho messo tutto ciò che voi otterrete dopo la pipeline, quindi ci sono tutti i file di error, i file di log dei vari processi, gli SH. Io ho lavorato ovviamente
cioè ho lavorato in un'unica cartella. Vi ho fatto solo questo esempio adesso per renderlo più chiaro nelle varie cartelle di ogni step. Quindi questo è quello che otterrete voi alla fine. Quindi se non ci sono domande dalla chat o dall'aula, passo alle ultime slide del PowerPoint, solo per farvi vedere il file Big Wig, che cosa ci permette di visualizzare. Puoi finire e poi chiediamo per eventuali domande. Quindi abbiamo ottenuto il file Big Wig, questo file è possibile scaricarlo perché pesa molto poco. Circa 500 mega su il vostro computer, e poi se avete installato, ci sono diversi tool per guardare, per visualizzare dati genomici. In questo caso Integrative Genomics Viewer è il più utilizzato, è capace di visualizzare diversi dati genomici, tra cui appunto allineamenti, dati di epigenomica come il nostro di oggi, microarray o RNA-seq, quindi dati di trascrittomica. Vi lascio qui il link del tool dove ci sono tutte le informazioni per scaricarlo. Questo è lo step che abbiamo effettuato, quindi quello che con DeepTools abbiamo estratto i picchi. Questa è un'immagine di questo tool che vi metto solo per farvi vedere che è possibile visualizzare anche allineamenti sul genoma. Quindi di dati proprio di NGS o comunque dati di sequenziamento. In questo caso noi abbiamo dati di epigenomica. Se utilizzate Linux, io solitamente apro il tool mettendomi nella cartella e lanciando l'eseguibile SH, utilizzando la sezione file vado a scegliere il file Big Wig che ho scaricato. Quindi in questo caso vi ho lasciato qui anche i nomi grezzi, se così possiamo dire, che vengono prodotti dalla pipeline come output. Quindi abbiamo, dov'è la freccia? Ok. Quindi abbiamo l'SRR82, che è stato da cui è stato generato un BAM, poi filtrato, ordinato, e infine il Big Wig. Ovviamente vi ho messo, quindi qua abbiamo l'input 1 e il SampaI 1, input 2 e SampaI 2. Quindi nell'input, come potete vedere, abbiamo una coverage che copre tutto il genoma. Questi sono i diversi cromosomi, no? E infatti potete vedere che le read coprono tutto il cromosoma 1, il 2, il 3, eccetera. Qua, da questa sezione, potete scegliere i cromosomi che volete esplorare a vostra scelta. Qua, volendo, potete anche inserire le coordinate di una regione in particolare che volete visualizzare. Con più e meno vi addentrate, zoomate nei vari cromosomi. Qua vi ho messo un esempio, quindi da qua cosa ho fatto? Ho selezionato il cromosoma 5 e vi ho lasciato l'anteprima generale di quello che ha prodotto la pipeline. Quindi per tornare a quello che ho detto all'inizio, questa proteina si sa che è centromerica e questa pipeline appunto ci mostra che le sequenze a cui essere allegata, quindi la regione che questa proteina occupa all'interno del genoma umano, è precisamente a livello del centromero, perché questa proteina, che è questa regione rossa che vedete qui, che possiamo anche chiamarla il centro del cromosoma, ma così non è, però. Quindi, appunto, vediamo i picchi rossi della nostra proteina che sono esattamente in posizione centromerica, quindi la pipeline sembra aver funzionato. Input 1, SampaI 1, ho fatto anche il merge dei picchi. Insomma, quindi la nostra proteina ha come binding site, come siti di legame, prettamente le sequenze centromeriche. Questa pipeline potete replicarla su altri dati di chips che avete voi in laboratorio, che avete scaricato. Quindi vi lascio con quest'ultima slide. Voglio ringraziare tutto il lab, in particolare la professoressa Simona Giunta e tutti i componenti del laboratorio. Inoltre vi lasciamo qua, perché se qualcuno è interessato a studiare il centromero sulla nostra ricerca, i contatti della professoressa e il sito del lab. Quindi grazie per l'attenzione a tutti voi.